Pace a te, anche stasera siamo un po' in ritardo, ma ci siamo. Perché se tu sapessi, per arrivare a casa tua, quanto è difficile molte volte. Ti posso dire una cosa, proprio quando dobbiamo cominciare la diretta, ci viene a mancare internet. Come se fosse qualcuno che va a girare la chiavetta, va a togliere la connessione. È impossibile a crederci. Però noi siamo qua e con l'aiuto del Signore dobbiamo proseguire, dobbiamo continuare. La perseveranza è importante. Noi dobbiamo prendere a cuore l'opera e la comunione e il compito che ci affida il Signore e mai arrendersi, continuare fino all'ultimo senza fermarci. Perché quando tu cominci a servire il Signore, vedrai quante difficoltà si presentano. Però il Signore ti dà una forza dentro, ti fa diventare un guerriero potente, che non hai più timore poi neppure delle forze peggiori che ci possono essere nell'universo. Perché Dio è il grande. E tu senti che Lui è con te, senti che è lì per mantenerti saldo, forte, fermo nella fede, perché lui è colui che comanda tutto. Stasera vogliamo leggere, prima che preghiamo, pochi versi, ma per comprendere, perché Gesù, quando è che è venuto, benedetto sia il Signore, non è venuto per presentare un altro Dio ad Israele. Non è venuto per parlare di altre cose, è venuto per chiarire le cose che erano scritte, per dare indicazioni a coloro che avevano bisogno di comprendere meglio la parola, eppure perché c'era una svolta, c'era un'era nuova che terminava quella della legge e cominciava quella della grazia. Ed è sempre così, quando il Signore si impegna e noi ci mettiamo armonizzati con Lui, cosa vuole fare il Signore? Vuole sviluppare già quello che sappiamo, ma nel modo migliore. Questa sera, prima che andiamo avanti, guardiamo che dice la parola. Noi possiamo pregare come Elia, ricevere gli stessi risultati perché la parola del Signore lo dice. Quando noi guardiamo questi grandi personaggi di Dio, pensiamo grandi personaggi, ma non sono dei grandi personaggi perché li vediamo come noi. Hanno una chiamata ed hanno risposto ad una chiamata speciale. Sono degli uomini che hanno fede in Dio. Ebbene, se noi perseveriamo, perché non possiamo avere la fede in Dio? La possiamo avere, il Signore ce la dà. Infatti, guardiamo che cosa dice Giacomo nel capitolo 5, dal verso 17 e 18. E dice a noi cristiani: Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi. Se tu studi e guardi e leggi la storia di Elia, lo vedi proprio uguale. Voleva morire. Aveva appena avuto una grande vittoria, poi voleva morire, scoraggiato, in depressione. Signore, aiutaci. Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Si fermò? No, vediamo al verso 18. Pregò di nuovo. E il cielo diede la pioggia e la terra produsse il frutto. Sembrano cose dell'altro mondo. Ma io mi chiedo, ma noi stiamo pregando? È lì il punto. Perché se noi preghiamo, il cielo si apre. Dio lo dice. Dobbiamo prendere a cuore le indicazioni che troviamo nella sua parola. Se lui dice, era uguale a noi. Qui è un ragionamento come fecero
i primi credenti pentecostali all'inizio del secolo Novecento, del Novecento, quando leggevano la parola del Signore che era arrivata nelle loro mani, cominciarono a leggere le promesse del Signore sul battesimo nello Spirito Santo. Arrivarono al capitolo 2, verso 38 e 39, il verso 39, Atti degli Apostoli, capitolo 2, mettilo per cortesia Matteo, per piacere mettilo, va, così chiariamo che stiamo dicendo. Poiché per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso, dice la versione Diodati. Cosa fecero sti fratelli? Dice, ma qui dice così, ma nessuno è battezzato nello Spirito Santo, non sappiamo manco che cos'è. E però lui dice che se preghiamo, loro pregarono, aspettarono la potenza dall'alto, è successo. Poi dice che la promessa è anche per noi. Sa che facciamo? Cominciamo a pregare. Cosa fece il Signore? Se oggi ci sono tanti milioni e milioni e milioni di credenti battezzati nello Spirito Santo, indipendentemente dal marchio che tengono sulla Chiesa, è dovuto al fatto che queste persone hanno incominciato a fare. La risposta è sempre l'ubbidienza che noi dobbiamo avere. Perché non possiamo vedere la gloria del Signore? Guardiamolo insieme stasera, andiamo a Lui insieme. Signore aiutaci, dobbiamo metterci col cuore a fare queste cose, perché se non parliamo, noi abbiamo un sacco di conoscenza, dobbiamo incominciare a mettere in pratica quello che sappiamo, perché se no le cose spirituali non sono che te ne riempi la testa e hai fatto. Ma di gente che ha la testa piena, ce n'è un mare in giro, ma che non conosce il Signore, che ammaestra, insegna, dice tante di quelle cose che tu non puoi immaginare. Ci sono alcune logiche che sono pure vere, però manca la sostanza. Noi dobbiamo avere la sostanza, la presenza del Signore. Guardiamo questo Elia come si muoveva. Primo Re, capitolo 8, 18, verso 41. Almeno prendiamo a cuore. Poi Elia disse ad Acab, risali, mangia, bevi, poiché si ode il rumore di gran pioggia. Che cosa vediamo qui? Incominciò a muoversi. Lascialo un attimo per cortesia il 41, così vediamo insieme. Ci fu un inizio. Sentiva il rumore, si cominciò a muovere. Noi sentiamo anche noi il rumore di che cosa? Del risveglio, perciò ci dobbiamo muovere. Lo senti il rumore del risveglio, che Dio sta portando la sua parola in un modo speciale? E allora ci dobbiamo muovere. Cosa fece? Si cominciò a muovere, non fermarci. Guardiamo nel verso 42, un'altra posizione che ci aiuta a comprendere. E Acab risalì per mangiare e bere, si misero in moto, ma Elia salì in vetta al Carmel e gettandosi a terra, cosa fece questo Elia? In umiltà si mise davanti al Signore, si mise la faccia tra le ginocchia, si prostrò. In umiltà incominciò ad invocare il Signore che doveva operare. Sono difficili fare queste cose, però vanno fatte, li dobbiamo fare, il Signore ci deve aiutare. Andiamo avanti, guardiamo nel verso 43. E disse al suo servo, ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse, non vi è nulla. Elia gli disse, ritornaci sette volte. Elia non pregò una volta, non pregò due volte, non pregò tre volte. Perseverava. Vuoi vedere i risultati nella tua vita? Devi essere perseverante.
Dobbiamo essere perseveranti. Io credo fermamente perché l'abbiamo scoperto nella chiesa dove eravamo, lo scopriamo qui. La perseveranza ti porta a raggiungere obiettivi che solo Dio li sa e tu li conosci quando tu cominci a camminare secondo quello che dice il Signore nella sua parola. Vai tranquillo perché Dio lo fa. Nel verso 44 e 45, guardiamo che cosa succede. Succede un'altra cosa. Che abbiamo bisogno? La settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Ed Elia salì ad Acab. Attacca i cavalli al carro e scendi, che la pioggia non ti fermi. Verso 45. In un momento il cielo si oscurò, di nubi il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israele. Nel verso 44 aveva soltanto appena visto un segno e lui esercita la fede. Questo, fratello, sorella, ma che bello questa parola, mi piace. Questo cammino che abbiamo intrapreso con il Signore, ci sono degli spezzoni nel nostro cammino che bisogna esercitare la fede. Nel verso 44 aveva visto un segno, ma non ne aveva visto ancora la pioggia. Però in questo spazio egli esercitava la fede perché già intravedeva. È come quando tu cammini con la macchina sulla strada. Quando arrivi ad una galleria col sole e la galleria non è illuminata, come cammini là dentro? Cosa vedi? Non vedi niente. Vedi che se c'è una macchina ferma succede un finimondo. E a volte succede questo. Ma ti fermi? No. Per la velocità che hai, anche quando non vedi, cammini perché aspetti e sai che davanti la galleria finisce. Nelle nostre preghiere ci sono dei momenti che sono momenti che non sono molto chiari, i segni sono troppo piccoli. Però lì non ti devi fermare, devi perseverare e passi all'altra parte. E all'altra parte, guardiamo nel verso 45, in un momento il cielo si oscurò di nubi, il vento si scatenò e cadde la pioggia. Benedetto sia il Signore. Quando tu perseveri, in un momento scopri che il Signore ha operato. In un momento. Bene, mo ti spiego una cosa che tu già conosci. Quando il Signore ha operato nella tua vita, cosa è successo? Non è stata la stessa cosa? Tu hai perseverato e il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo. Tu hai perseverato, il Signore ti ha salvato. Tu hai perseverato, il Signore ti ha guarito. Hai avuto un periodo dove hai dovuto insistere presso il trono di Dio. E sembra da che mondo è mondo, è andato sempre così. Mi piace questa parola, da che mondo è mondo, perché mi riporta il cieco nato che gli dicevano: ma quello Gesù è un peccatore. Non fare troppa pubblicità in parole diverse, perché lui disse: guardate, se è un peccatore non lo so, so che, però che Dio non risponde ai peccatori. E un'altra cosa so, che da che mondo è mondo, non ho sentito mai che un cieco nato ha recuperato la vista. Dio fa le cose grandi, benedetto sia il Signore. Andiamo avanti, nel verso 45. In un momento il cielo si oscurò, perché la fede bisognava portarla avanti. Nel verso 46, guardiamo un poco,
La mano dell'Eterno fu sopra Elia, il quale, cintosi i fianchi, corse innanzi ad Acab fino all'ingresso di Jezreel. Che cosa succede qui? Verso 46. La mano dell'Eterno. Ora vogliamo vedere la mano dell'Eterno, che è lo Spirito di Dio. Cosa fece lo Spirito di Dio? Mise forza, rafforzò questo uomo. La preghiera, la continuità, la fede, la risposta. Poi c'era un cammino di 40 chilometri da fare. È chiaro che non è che era tanto fresco, poteva fare. Ma cosa vediamo subito dopo? Che la mano dell'Eterno, lo Spirito di Dio, questa immagine che la troviamo e la guardiamo, la guarderemo pure più avanti, la mano di Dio che si posa e gli dà la forza per fare 40 chilometri per andare. Andò innanzi, benedetto sia il Signore, potenziato dallo Spirito di Dio. Potenziato dallo Spirito di Dio, possiamo dire oggi, potenziati dallo Spirito Santo. Dio lo vuole fare, ma noi dobbiamo muoverci in questa direzione. Abbandona le altre cose, mettiti a cercare il Signore, vedrai cosa farà. Dobbiamo andare in Africa per stare tranquilli. Prendiamocela a casa la tranquillità. Destina un tempo per andare davanti al Signore e prendi come format, dovunque ci sono preghiere nella parola del Signore, che vedi le grandi risposte e ti metti a cercare il Signore come hanno fatto gli altri. Guardiamolo insieme. Questa mano dell'Eterno, che stasera vuole toccare pure te, vuole toccare pure me. Guardiamo quando entra in azione che cosa succede. Questa mano dell'Eterno che si posò su Elia, si posò anche su Eliseo. Guardiamolo insieme nel capitolo 3 di Secondo Re, verso 15. Si trovava in una circostanza dove aveva bisogno di un intervento divino, come ne abbiamo bisogno noi. Ma ora conducetemi qui un suonatore d'arpa nella lode, lo Spirito Santo come... Perché lodiamo il Signore? Perché anche questo. E mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo. Hai capito anche perché bisogna lodare il Signore? Perché quando noi lodiamo il Signore, quando ci apriamo a Dio, quando l'ambiente comincia ad essere dolce, piacevole, lo Spirito di Dio incoraggia, rafforza il nostro essere in un modo forte. Lo abbiamo visto su Elia, lo abbiamo visto su Eliseo, ora lo vogliamo vedere su Ezechiele. Guardiamo insieme la mano dell'Eterno. Che vuol dire? Ricevono ispirazione. Guardiamo in... ricevono nuovo vigore, ricevono ispirazione, riceviamo forza nuova quando lo Spirito di Dio si posa. Guardiamo che cosa successe ad Ezechiele. Ezechiele vuol dire Dio fortifica. Il nome in sé vuol dire Dio dà forza, Dio fortifica. Questo profeta c'ha proprio il nome appropriato perché sa che nelle sue debolezze Dio lo fortifica. Quando dice Ezechiele vuol dire Dio fortifica, Dio mi fortifica, Dio mi rende forte e comincia a sentirsi forte perché la mano del Signore si può... La parola dell'Eterno fu espressamente rivolta al sacerdote Ezechiele, figliolo di Buzi, nel paese dei Caldei, era anche in cattività, presso al fiume Chebar, e la mano dell'Eterno fu quivi sopra lui, cioè lo Spirito di Dio, che dà nuova forza, dà nuovo vigore, fortifica Elia, fortifica Eliseo, ricevono rivelazione, ricevono forza ed incominciano a proclamare vittoria perché quando il Signore attraverso lo Spirito Santo si posa, e noi siamo nell'era della grazia dove lo Spirito Santo non è solo sui profeti, uomini chiamati, qualcuno in questo tempo, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, le mie serve, i miei servi, i servi, i padroni, tutti, non c'è differenza, solo che noi dobbiamo
muoverci nella giusta misura. Stasera lo vogliamo fare, eh? Ti stai decidendo a farlo, a andare al Signore con tutto il cuore. E poi non fermarti, ti svegli la notte, continui. E devi stare così a pensare, oh mamma mia, non mi viene il sonno. Mettiti a cercare il Signore. Il salmista diceva, nelle mie veglie della notte non sto nervoso, non mi stresso, non penso, mamma mia, non mi viene il sonno, che devo fare? Che rabbia, non mi viene il sonno, adesso che devo fare? Nelle mie veglie della notte medito le opere delle tue mani. Gloria al Signore! Una predisposizione continua di ricevere dal Signore ed una predisposizione continua di lodare Dio per la sua grandezza. Loro conoscevano la grandezza di Dio. Guardiamolo, vediamo anche noi. Quando la mano dell'Eterno va su Ezechiele che lo rende forte, nello stesso capitolo che cosa scopriamo? Scopriamo nel verso 14 che incomincia ad entrare nell'invisibile e vede la gloria di Dio. Se noi non ci muoviamo, non vediamo mai la gloria del Signore. Cosa vedeva quando la mano del Signore si pose su di lui? Gli esseri viventi correvano in tutti i sensi, simile al fulmine. Vedeva le guerre celesti nel firmamento, esattamente come diceva Gesù. Quando i discepoli tornarono per dare buona notizia che erano andati in missione e avevano visto le grandi opere che erano stati mandati da Gesù che si svolgevano mentre loro annunciavano l'Evangelo, Gesù disse, voi mentre facevate questo, io vedevo le potenze dell'inferno che scrollavano, il potere del regno delle tenebre che veniva smantellato perché la gloria del Signore si manifestava. E sai, dove entra il regno di Dio, viene sconfitto il regno delle tenebre. Quando tu dai spazio al regno di Dio nella tua vita, il regno delle tenebre perde spazio, non ha più spazio di poterci restare. Quando ti mondanizzi e lasci penetrare, lasci meno spazio per il regno di Dio nella tua vita. Dobbiamo entrare nel vedere la gloria del Signore. Quando la mano del Signore, quando lo Spirito del Signore si posa, allora incominciamo a vedere. Guardiamo un altro esempio nello stesso capitolo, nel verso 22. Perché Dio fortifica coloro che lo devono servire. Siamo al primo capitolo di Ezechiele, oltre ad avere il nome che vuol dire Dio mi fortifica, Dio fortifica, ma egli fa anche le esperienze perché si è predisposto a voler seguire il mandato che Dio gli aveva affidato. Sopra le teste degli esseri viventi c'era come una distesa di cielo, c'era un firmamento. Questa distesa è la stessa parola che noi troviamo nella Genesi dove dice la distesa del firmamento, che Dio stava trasformando la terra in senza forme, vuota, man mano che la creazione veniva modellata dallo Spirito di Dio che aleggiava, le cose cambiavano e ne è venuto fuori un giardino. Noi lo stiamo guastando a dire il vero. Però Dio l'aveva fatto bene. Noi lo stiamo incimentando, cioè non solo il cemento, ma lo cimentiamo pure con tutta la malvagità che ci inseriamo dentro. C'era come una distesa di cielo, di colore simile a cristallo d'ammirabile splendore, e si espandeva su in alto sopra le loro teste. Cosa vedevano queste persone quando pregavano? Entravano nell'invisibile e vedevano il grande Dio. Abbiamo letto nel verso 46 del primo re 18:46. Guardiamo che cosa dice. Primo, la mano dell'Eterno fu sopra Elia, il quale cintosi i fianchi, in questo che cosa vediamo?
vediamo che Elia, il grande profeta, con il grande Dio, per le opere che egli aveva compito per ordine di Dio, sottoposto alle leggi del regno di Dio, Dio fece, fu grandemente onorato nel fare che cosa in quel tempo, e anche oggi il Signore lo fa, perché sono i suoi insegnamenti che devono prevalere. Non era un altro Dio, era l'Iddio che dimostrava che era l'Iddio di Israele, era l'Iddio vero, forte, potente. Anche oggi noi abbiamo bisogno, perché tutti questi idoli che ci sono, attraverso l'insegnamento puro e l'applicazione pratica della nostra vita sotto la guida dello Spirito Santo, quando la mano dell'Eterno, vuol dire quando lo Spirito Santo comincia a prendere forza nella nostra vita, non abbiamo un altro Dio, è l'Iddio che si manifesta per confermare la sua parola e per poter dire: io confermo la mia parola, perciò è credibile il messaggio. Perché Dio opera segni, prodigi e miracoli quando l'Evangelo viene predicato? E sono importanti e ci devono essere per confermare che il messaggio è approvato da Dio, perché diversamente non si conoscerebbe in mezzo agli altri. Perché Gesù operava miracoli? Per dimostrare che il suo messaggio era un messaggio divino, non era di qualcuno che si era alzato la mattina, aveva fatto un sogno e poi lo raccontava a modo suo. Era colui che si poteva dichiarare, anche un cieco poteva dichiarare, per dire: da che mondo è mondo, io so che Dio non risponde ai peccatori. Vedete, si semplifica la testimonianza. Da che mondo è mondo non ho visto mai che un uomo abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Perché? Perché Dio conferma. Cosa vuole fare Dio stasera mentre noi preghiamo? Vuole confermare la sua presenza nella tua vita, per darti dei segni mentre tu lo preghi, mentre noi lo preghiamo insieme, mentre ci mettiamo insieme, che il messaggio che tu ascolti è il messaggio che viene dalla parola del Signore, è degno di essere creduto, e se ti ci devi dedicare vuol dire che non fai il buco nell'acqua, ti dirigi nella giusta direzione, e se tu perseveri, quello che tu leggi, quello che tu scopri è anche per te e per me, perché anche per i cristiani. Giacomo ha dato l'input che noi possiamo ricevere dal Signore. Te lo voglio far rileggere. Giacomo 5, 17. È per noi. Questi esempi servono per noi, per darci un tracciato come dobbiamo andare a Dio. Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi, io e te e voi. Pregò ardentemente. Come pregò? Ardentemente, che non piovesse. E non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Cosa faceva? Pregava con passione. Dall'altra parte abbiamo visto che pregò 7 volte. Cosa fece ancora nel verso 18? Guardiamo. Pregò di nuovo. Ma Signore, ma allora quest'uomo che faceva? Pregava sempre? No! Sapeva che la preghiera era quella che gli dava il potere divino, e lui si muoveva sulla guida, sotto la mano, cioè guidato dallo Spirito di Dio per compiere le opere di Dio. E questo è tutto. E il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. In queste grandi cose, questa sera sono a portata di mano per te e per me. Ora vogliamo pregare insieme. Vogliamo pregare insieme, perché sicuramente
tu non è che vuoi far piovere o chissà chiedere cose strane. Avrai sicuramente dei bisogni. La parola del Signore cosa ha fatto? Ha detto a me e a te che se noi preghiamo con tutto il cuore, il Signore risponde. Allora, mo che andiamo, non ci dobbiamo disperdere a guardare, a stare coi denti in bocca. Dobbiamo cercare il Signore veramente. Invocalo ed egli ti risponde. Perché la sua parola dice: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, cioè sarà tirato fuori dalla circostanza avversa che sta vivendo. Il Signore è venuto a casa tua, è venuto a casa nostra, ci ha messo insieme non solo per cercare la sua faccia, cercare la sua presenza, cercare, ma ci ha anche uniti in un modo speciale per metterci insieme di pari consentimento e pregare gli uni per gli altri. Giacomo dice anche questo, pregate gli uni per gli altri. Io prego per te che ti renda forte, tu preghi per me che mi renda forte nel Signore, io prego per te per i bisogni che il Signore ti risponda, tu preghi per me che il Signore risponda. E veniamo uniti così davanti al Signore. Quando noi ci muoviamo così, il Signore non può passare oltre. Lo Spirito Santo è come dire, è obbligato a fermarsi, perché c'è un cuore che si è aperto a Lui. E lui non può passare perché deve rispondere al bisogno del tuo cuore. Poche parole, ma buon intenditore, perché quando c'è il cuore e lui risponde ai bisogni del tuo cuore. Vogliamo cantare un canto? Ne avete uno? 737, guardiamo com'è. 737. Tu hai dipinto i cieli, adesso andiamo nel firmamento pure noi. Lo vediamo, possiamo ringraziare Dio. Ed hai fatto il mare, oh mio creatore, mi hai fatto come te. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Abbiamo perso la forma a causa del peccato. Ci siamo scomposti, ci siamo guastati, ci siamo deteriorati. Ma Lui ci vuole ristrutturare, ci vuole ridare quello che abbiamo perso attraverso la presenza dello Spirito Santo che attiva una nuova vita dentro di noi. E che cosa fa? Ci rinnova, ci rinnova, ci fa crescere in un modo nuovo, va a rinsaldare tutti i graffi che sono sul nostro cuore, le ferite. Egli fa cadere il vecchio e rinnova, rimargina le ferite del tuo cuore. Ci rimargina e ci ricostruisce, come quando nel mese di aprile-maggio vedi una pianta che diventa tutta liscia e le scorze vecchie cadono, le foglie vecchie non reggono più perché la nuova vita si muove in un modo speciale. La nuova vita porta nuovi fiori, nuovi gore, nuovi frutti e così portiamo frutti per la gloria del Signore. Siamo degli alberi fruttiferi nella vigna del Signore. Portiamo frutti per la sua gloria. Cantiamolo insieme, poi preghiamo il Signore. Il cuore
ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, e sempre ti amerò con tutto il cuore. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te come un profumo, adoro te per chi tu sei. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te come un profumo, adoro te per chi tu sei. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare, il volto tuo è fatto come te. Sottolineare, tu la prima cosa che devi fare quando vai al Signore, quando lo adori, l'adorazione è esprimere la lode, il ringraziamento, la gratitudine, perché Egli ha fatto tanto, anche quando non lo vedi, anche quando non riesci a vederlo perché sei occupato nella mente da altre cose. Ma se solo tu puoi entrare nella sua presenza e alzare il capo, tu non sai quanto, quanto è importante poter fare, perché ci sono miliardi di persone che non lo possono fare. E tu sei un privilegiato che lo puoi fare. Uno, perché sono nati in uno spazio dove non ne hanno la possibilità. Mai nessuno li ha raggiunti col Vangelo. Sono nati in condizioni diverse. Sono impossibilitati da disturbi fisici, psichici, mentali. E non hanno l'occasione di poterlo fare. E non riescono a beneficiare di quello che tu puoi beneficiare mentre lo ringrazi, lo benedici, lo lodi. Abbiamo detto prima che è un senso di, in realtà Elia che cosa faceva quando si è messo così? Un senso di riverenza davanti al Signore, che noi dobbiamo stare attenti da non farla artificiale. Cioè oggi troppi inchini si fanno, davanti a una statuetta, girano, si piegano, fanno tutte mosse. Ma che sono queste mosse?
col cuore dobbiamo benedire il Signore. Che sono queste mosse? Sono mosse esterne che non servono a nulla, il Signore ci deve aiutare, anzi peggioriamo la situazione, perché la lode va al Signore, la lode a te come un profumo che ci apriamo nella sua presenza. Il nostro cuore si apre, un cuore rotto, dice la parola del Signore, tu gradisci un cuore rotto. Ma perché? Che cosa vuol dire un cuore rotto? Quando tu apri, rompi la sorella adultera che ruppe l'alabastro di olio odorifero ai piedi del Signore, quando lo ruppe, che cosa ne venne fuori? Il profumo della lode. Quando un fiore è chiuso o sta così e tu lo triti, lo schiacci, non può fare altro, che cosa può fare? Che cosa fa quando tu passi su un fiore, ci metti il piede sopra e lo schiacci, lo apri? Cosa fa? Ti tira un calcio? No. Senti di più il suo profumo. Quando noi ci apriamo, esce il profumo della lode verso il Signore per dire: tu sei grande, tu hai fatto i cieli, hai fatto il mare, hai fatto tutto e che di più? E mi ci hai messo pure a me dentro e ti posso lodare, Signore, io lo voglio fare adesso, lo voglio fare, adesso lo voglio fare perché tu mi dai l'occasione, domani no, l'ho fatto ieri, non serve più, è passato già, è ora, mentre siamo nella sua presenza, adoro te. Per chi tu sei, perché tu sei il creatore dell'universo, il mio creatore, il mio salvatore. Come salvatore, ricordati che a Dio gli è costato più per salvarci dal peccato che per crearci. Quando ha creato l'uomo, si è messo come facevamo noi sulla spiaggia quando eravamo bambini. Ha fatto un moccio e abbiamo pensato di fare. Lui però ci ha soffiato dentro, a noi la sabbia è restata là, lui ci ha soffiato dentro ed è diventato uomo. Poi l'ha fatto dormire, gli ha fatto un'operazione e ne ha tirato fuori la donna, gli è costato niente. Ma per salvarci ha dovuto incarnarsi e quell'essere speciale di Gesù Cristo, prima dell'incarnazione che veniva chiamato l'angelo dell'Eterno per messaggi speciali sul pianeta Terra, ha dovuto passare attraverso il filtro della nascita nel corpo di Maria Vergine e poi sulla croce, innocente, per recuperare a me e a te. E noi che cosa possiamo fare stasera? Lo vogliamo lodare, vogliamo andare al Signore, andiamo al Signore. Noi continuiamo a pregare, poi quando noi ci fermiamo di pregare insieme con te, noi preghiamo ancora insieme con te, insieme qui, preghiamo perché lo Spirito Santo possa continuare ad operare nella tua vita. Se tu hai dei bisogni, presentali al Signore, non ti fermare perché Lui risponde. Se tu non ne hai di bisogni, prega per coloro che ce l'hanno. Mettiamoci insieme e facciamo come dice Dio nella sua parola, che Lui è contento quando il suo popolo è di pari consentimento, quando il suo popolo va a Dio e confessa i suoi peccati e si ravvede e invoca il Signore, io lo guarisco e io opero. Noi quello stiamo aspettando, che il Signore guarisce il suo popolo, ognuno di noi, guarisca la nostra nazione, guarisca il nostro continente, guarisca questo povero mondo che ogni giorno sprofonda sempre di più nelle acque. Non ci saranno cric che lo mantengono. Cric, sai che vuol dire? Vuol dire quello che si mette sotto la macchina. Sotto la nostra nazione ci possono mettere tutti i cric che vogliono. Se ogni giorno se ne scende di più, moralmente, spiritualmente, materialmente, economicamente, e va sempre peggio. Solo Dio, se interviene, può cambiare le cose. E noi vogliamo proprio invocare Dio, anche che cambia le cose nella nostra nazione. Perché se ci mettiamo tutti insieme, vediamo un cambiamento. Perché Dio comincia a chiamare uomini insegnati e istruiti da Lui. E cambiano le cose. Guarda che tu forse non sai tante cose.
se Dio a un carcerato come Giuseppe gli ha dato la possibilità di amministrare tutti i beni di Egitto e tutte le nazioni che c'erano intorno, perché poi andavano in Egitto per sopravvivere, Dio sa tirare fuori qualche uomo di Dio nella nostra nazione che c'è proprio bisogno, perché sti quattro squaguecci che non servono manco per amministrare la loro famiglia, il Signore ce ne deve proprio liberare. Se noi preghiamo, il Signore cambia la scena, perché Lui sa cambiare la cosa. Il Signore ci deve aiutare. Preghiamo il Signore insieme, andiamo al Signore. Signore, noi ti ringraziamo, perché tu sei grande, tu sei speciale, noi veniamo a te, perché la nostra fiducia è in te, Signore. Tu ci hai dato in pratica, Signore, degli insegnamenti come venire a te, e noi abbiamo bisogno di te, Signore, perché sei tu la risposta ai bisogni di ogni cuore che siamo nella tua presenza in questo momento, e tu sei la risposta a quanti, Signore, hanno bisogno e noi li vogliamo sostenere. Signore, tu conosci il bisogno di quanti siamo davanti a te. Ci sono dei bisogni che solo tu puoi rispondere. Noi lo sappiamo, Signore, perché noi abbiamo provato, tendiamo di qua e di là, ma molte volte, Signore, la nostra immagine è esattamente come quella della donna col flusso di sangue. Aveva speso tutto quello che aveva e per 12 anni non era migliorata. Era peggiorata ogni giorno. Possiamo immaginare, con perdita di sangue continuo, qual era la sua forza. Ma un giorno si fece animo e in mezzo alle difficoltà di una folla che non gli permetteva facilmente di passare, incominciò a puntare lo sguardo del suo cuore verso di te. Aiutaci, Signore, perché in questo momento possa lo Spirito Santo attirare lo sguardo del nostro cuore verso di te, verso il trono della tua grazia, per ricevere grazia ancora in questa sera. Oh, dacci un po' di fede da poter avvicinare il nostro cuore a te e dire: Signore, ho bisogno di te, tu sei la mia risposta. Spirito Santo di Dio, attira i nostri cuori come tu sai fare, per la gloria di Gesù Cristo. Signore, tu sai che ci sono uomini e donne che cercano la salvezza. Spirito Santo di Dio, sei tu che dai l'indirizzo giusto. Portali ad un ravvedimento serio, perché il ravvedimento secondo Dio porta salvezza. Signore, aiutaci. Il dispiacere per il peccato secondo Dio produce salvezza. La tristezza secondo Dio per il peccato porta la salvezza, Signore. Sì, metti un rimorso potente per il peccato commesso, da doverlo e volerlo lasciare, e che non torturi più le anime di coloro che cercano la salvezza, e presentagli il sacrificio già fatto per pagare per quello che è stato l'errore fatto. E porta la salvezza, Signore, questa grande salvezza annunciata dagli apostoli, annunciata in tutti i tempi, portata da te, Signore della gloria, per riempire il cielo di uomini e donne nuove che cominciano a camminare con te. Signore, ti vogliamo presentare quanti ammalati che non hanno riposo nelle loro condizioni, torturati da dolori continui. Presentalo al Signore il tuo dolore, presentalo direttamente, parlane direttamente con Lui, esponigli, muoviti nella sua presenza, digli: Signore, mi fa male questo. Nominagli quello che ti fa male, parla con Lui, perché la tua fede ti salverà, la tua fede ti farà guarire. Parla direttamente con il Signore: Signore, mi fa male l'orecchio, mi fa male il naso, mi fa male. Diglielo al Signore, perché
Per lo Spirito Santo egli è davanti a te, su di te, vicino a te. La sua mano è su di te, come abbiamo detto prima. La sua mano vuol dire la presenza dello Spirito Santo è vicino a te per operare in tuo favore. Esprimigli il tuo bisogno. Signore, per amore del tuo nome rispondi, perché i segni possano accompagnare l'unzione della tua parola e la tua parola possa portare frutti di conversione, di guarigione, di liberazione. Signore, ti vogliamo presentare quanti gridano a te perché hanno dei combattimenti spirituali nella loro vita. Oppressi da forze demoniache, da forze spirituali, da forze sataniche, diaboliche, da spiriti immondi, spiriti di tutti i tipi che si impossessano e tormentano la mente e il cuore umano, nel nome di Gesù Cristo, Signore, te lo chiediamo. Ognuno che grida a te in questo momento per liberazione, noi ci accordiamo, Signore, e sgridiamo ogni spirito immondo, sgridiamo ogni forza satanica, sgridiamo ogni spirito di qualsiasi natura malefica esso è. Nel nome di Gesù Cristo, di lasciare la residenza in quella vita che in questo momento sta gridando al Signore Gesù per liberazione, che il tuo sangue purificatore possa riversarsi su ogni cuore che alza la propria mano di fede verso di te chiedendo liberazione. Signore, noi ci accordiamo insieme. Siamo una moltitudine nella tua presenza. Ci accordiamo perché tu possa liberare quel fratello, quella sorella che in questo momento grida a te e che non ce la fa più, ma noi li prendiamo, li mettiamo davanti a te per dire: Signore, per amore del tuo nome rispondi. Signore, famiglie disastrate che non conoscono più la pace, che le loro case sono diventate punti di guerra. Spirito Santo di Dio, convertili a te, Signore. Tu sei l'unico che lo puoi fare. Quanti gridano a te in questo momento, Signore? Noi li presentiamo a te. Noi li sosteniamo, Signore. Noi ci accordiamo con chi in questo momento sta gridando a te per la propria famiglia. Noi li sosteniamo, Signore, ci accordiamo. La tua parola dice che se due si accordano, Signore, noi siamo più di due che ci accordiamo, perché vogliamo vedere la tua gloria che si manifesta con risposte potenti e che possa salire il ringraziamento, la lode e la riconoscenza da ogni cuore, dovunque si trova, perché tu sei l'Iddio che copri tutto l'universo. Quello che è importante è che il tuo Figlio Gesù Cristo sia glorificato, innalzato, riconosciuto come il Signore dei Signori e il Re dei Re, colui che non ha confini e che opera in tutto l'universo, perché tu gli hai dato ogni potere. Egli ha dichiarato: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ed annunciate questa verità, perché io sono il grande. Gloria sia resa a te, Signore. Continua ad operare mentre siamo nella tua presenza. Signore, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di restare nella tua presenza e di continuare ad invocare il tuo nome, perché sappiamo che tu rispondi. Ogni volta che prendiamo nella tua parola degli esempi di fede e di preghiera, vediamo le grandi opere che tu fai. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Sei ancora all'opera, perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E noi ti ringraziamo che in questo momento, al presente, tu sei insieme con noi, perché la tua parola dice: dovunque ci sono due o tre
E noi siamo di più, Signore. Io sono in mezzo a voi. Noi ti ringraziamo per la tua divina presenza, per lo Spirito Santo che è all'opera. E noi ti glorifichiamo, Signore. Ti diciamo grazie, perché sappiamo che tu sei all'opera. E noi ti vogliamo benedire. Sappiamo che tu stai dando risposte senza fine a coloro che per la fede si rivolgono a te. Gloria sia resa a te, Signore. Grazie per le opere che tu fai. Fratello, sorella, se hai un'intuizione che il Signore ha già risposto, comincia a lodarlo, a ringraziarlo. Ringrazialo già, perché egli è degno di essere lodato, ringraziato, perché man mano che tu lo ringrazi, egli completa l'opera. Gloria sia resa a te. Signore, ti ringraziamo. Noi continuiamo a restare nella tua presenza. Continua ad operare. È un tempo speciale, è un tempo prezioso. Fratello, sorella, non ti fermare. Abbiamo sentito che il profeta pregò 7 volte senza fermarsi. Voleva la risposta. Non ti fermare, continua, perché il Signore risponde. La perseveranza è importante. Non ti lasciare intrappolare da altri pensieri, da altre cose che ti vogliono distrarre. Resta fedele e fisso guardando al Signore, dicendogli: Signore, tu mi devi rispondere questa sera, perché io ho bisogno di te, non ho un altro posto dove andare. Grazie, Signore, perché tu sai fare più di quello che noi possiamo immaginare. Ti ringraziamo, ti benediciamo e continuiamo a restare nella tua presenza per cercare la tua faccia, per benedirti, per lodarti, perché sappiamo che tu stai operando in un modo bellissimo e ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Benedetto. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, benedetto mio, grande.
cambia il cuore mio, fai che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, sincero. Cambia il cuore mio, voglio essere che sia come te. Tu sei Vogliamo ringraziare il Signore, ma prima che ringraziamo il Signore, vogliamo cantare questo canto che abbiamo appena sentito. Io vedo il Re, metti le parole sopra e lo cantiamo tutti insieme. Lo canti pure tu dall'altra parte, eh? Lo canti con tutto il cuore, che dobbiamo vedere il Re. Più entriamo, abbiamo visto il profeta Ezechiele che parla che era entrato a vedere nel firmamento ciò che accadeva, perché era entrato nell'invisibile e noi lo vogliamo lodare tutti insieme. Abbiamo un gruppo di giovani che sono qui per formazione, per aprire nuovi canali e nuove succursali, e li voglio far passare qua davanti. Venite qua davanti, ragazzi, venite, così cantiamo tutti insieme. Magari vi mettete qua, guarda, qua davanti, verso la televisione, e cantiamo questo grande canto. Mettetevi più vicino, avete azzeccato, come se facessimo la foto, eh? Li prendi? Ragazzo, troppo larghi, troppo stretti, come sono? Ci riusciamo? Però mo dobbiamo cantare, va bene? Andiamo avanti. Marco, come li mettiamo? Ci vanno? Ce ne manca qualcuno? No? Fratelli, dobbiamo pregare per questi giovani. Dovunque voi siete, pregate, perché è solo l'inizio. La settimana prossima ne avremo ancora e continuiamo per la formazione di nuovi traguardi che il Signore ci mette davanti. Vogliamo vedere la gloria del Signore che si manifesta in ogni dove. Benedetto sia il Signore. Innalzato su
alzato su nel cielo, io vedo in te. Yeah.
Grazie Signore, lo ringraziamo insieme. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Ti presentiamo, Signore, tutti coloro che insieme a noi hanno cercato la Tua faccia, invocato la Tua presenza. Fa che la Tua benedizione si posi in un modo potente sulla loro vita, nella loro famiglia, fin dove arrivano i loro confini, Signore. Ogni cosa che possa prosperare con la presenza della Tua benedizione, nel nome potente di Gesù Cristo, a Te rendiamo lode, onore e gloria. Amen, amen, amen. Grazie a Te, Signore. Ragazzi, andate a sedervi. Grazie. Vogliamo pregare per questi giovani e abbiamo continuamente altri che verranno per fare formazione. Se nella tua chiesa ci sono dei giovani che desiderano fare formazione per stabilire altri succursali in tutta l'Italia, il nostro progetto è questo. In ogni paese, in ogni regione, in ogni provincia, dovunque c'è la possibilità di prendere nuovi canali e avere chiese che si interessano del loro luogo per sviluppare la comunicazione locale e portare anime al Signore. Che la tua chiesa diventi un punto di riferimento dove coloro che ti circondano sanno che possono venire nella tua chiesa perché tu hai una strumentazione che manifesti esternamente la predicazione dell'Evangelo, dirette che saranno invitati, giovani che suonano, avere una comunicazione disseminata su tutto il territorio in modo che i credenti siamo più presenti per poter dire quello che il Signore ha fatto per la nostra vita. Egli ci ha trasformato, ci ha cambiato e ci ha dato un servizio da fare. Quale? Quello di predicare l'Evangelo, di testimoniare che la nostra vita è stata cambiata quando abbiamo incontrato il Signore Gesù, il Re della gloria, il Re dell'universo, il Salvatore del mondo. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30, come sempre, per il solito incontro a casa tua. Dico casa tua per dargli un nome, ma dovunque sei, ci vediamo insieme, ascoltiamo la parola del Signore e ci nutriamo, perché la parola del Signore porta benessere nella nostra vita, produce la fede. La fede viene dall'udire la parola del Signore. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Perciò lo vogliamo lodare con tutto il cuore. Pace, Dio ti benedica, a domani mattina.